Arigashimas! Bentornati in questo nuovo episodio. Mettiamo il caso di essere costretti a rispondere per forza ad una domanda. La domanda è questa: karate versus MMA. Chi vince? Quale stile vince? La via della mano vuota o la via del knockout definitivo? Cercheremo di dare una risposta a questa domanda dopo la sigla. Karate versus MMA. Chi vince? Qual è la migliore? Però prima di iniziare lasciatemi fare una premessa. Stiamo parlando del karate come stile di combattimento effettivo, tradizionale, con tutte le sue tecniche e tutto il suo bagaglio tecnico tradizionale. Colpi di gomito, colpi di ginocchio, prese, leve e chiaramente non mi riferisco a questo tipo di karate. Ma mi riferisco a questo tipo di karate. And it is a TKO victory for Arto Gas. Big right shot as the counter. That's back. Wow, Luis Hosha! E poi chiaramente parliamo di karate comunque a contatto. Beh, naturalmente questa domanda è molto interessante, anche se è difficile paragonare il karate con l'MMA. Il karate è uno stile di vita, un'arte marziale che consente però di imparare potenti tecniche di autodifesa e di attacco. Di contro l'MMA riguarda molto il rafforzamento e l'allenamento generale del corpo con lo scopo di annientare e dominare un avversario in un combattimento sportivo. Che tu sia un fan di karate o che tu sia un fan dell'MMA, ti sei chiesto molte volte quale di questi due modi di vedere il combattimento sia il migliore. In questo video infatti cercherò di dare una buona visione delle somiglianze e delle differenze tra l'MMA ed il karate. Però prima dovremmo porci una domanda: le MMA sono un'arte marziale? Mentre nell'MMA troveremo molte tecniche che si ritrovano in alcuni stili di arti marziali, le MMA non sono considerate un'arte marziale nel senso tradizionale del termine. Infatti, se inquadriamo questo paragone dal punto di vista dell'arte marziale pura, il karate ha alcune componenti che mancano all'MMA. Mi riferisco alla componente, per esempio, filosofica, che non è solo nel karate, che rende il karate e le arti marziali, insomma, qualcosa di più di un semplice apprendimento di tecniche. Arti marziali come il karate, il taekwondo o il kung fu si sono sviluppate nel corso degli anni da persone che cercavano un modo valido ed efficace per difendersi. L'MMA moderna ha preso in prestito tantissime tecniche da molti tipi di arti marziali, dal judo, dal jiu-jitsu, dalla muay, dal kung fu, dal karate e altri. Insomma, molti combattenti di MMA passano all'MMA dopo aver già studiato un'arte marziale. Quindi nell'MMA vedrai karate, vedrai kung fu, vedrai judo, vedrai jiu-jitsu, vedrai box. Insomma, vedrai tanti praticanti di questi vari stili di combattimento che poi approdano all'MMA. Però possiamo dire con estrema certezza che l'MMA in sé non è un'arte marziale. È considerato infatti e nominato uno sport da combattimento, sebbene abbia in realtà invece anche radici molto antiche. Infatti una delle prime forme di combattimento libero è stato il pancrazio. Questa disciplina fu ammessa ufficialmente ai giochi olimpici, pensate un po', nel 648 avanti Cristo. Ma lo scopo principale delle MMA e anche dei suoi predecessori come il pancrazio erano appunto gli eventi sportivi piuttosto che l'autodifesa.
Ora che abbiamo un'idea di base della differenza un po' generale che c'è tra karate e MMA, possiamo andare a fare un'analisi un po' più approfondita. Il karate ha avuto origini umili a Okinawa. Le persone stavano cercando un modo per difendersi, in particolare dopo che il governo aveva imposto il divieto di portare con sé delle armi. Come abbiamo detto, invece, l'MMA, le radici dell'MMA risalgono addirittura all'antica Grecia, che poi sono i fondatori delle Olimpiadi. I greci infatti organizzavano gare a pieno contatto, veramente violente, chiamate pancrazio, che erano molto popolari all'epoca. Parliamo anche del regolamento sportivo di questi due metodi di combattimento. Le gare di karate e le gare di MMA sono molto diverse nel loro regolamento. Nella maggior parte delle gare di karate nel kumite, il combattimento può essere anche interrotto dopo un colpo particolarmente forte o un colpo particolarmente ben portato, per appunto assegnare un vantaggio al colpo che è stato portato, oppure con la formula full contact, con sempre il punteggio, ma è previsto anche il KO. L'incontro si svolge in un ring, chiamiamolo quadrato, e soprattutto nel karate a contatto le gare infatti possono essere molto dure. Nell'MMA invece all'inizio il regolamento era veramente basilare, non erano infatti consentiti solo i colpi alle parti basse e agli occhi, per il resto si poteva fare veramente qualsiasi cosa. Nel tempo chiaramente il regolamento è stato ampliato ed è stato reso praticamente al pari di un regolamento che viene preso in considerazione come nella box o nelle altre discipline, quindi ci sono un sacco di tecniche che non si possono portare se l'avversario si trova in determinate posizioni. I combattenti comunque si affrontano in una gabbia e il combattimento può diventare brutale rapidamente, anzi sicuramente diventerà brutale nel giro di pochi minuti. Infatti l'obiettivo di un combattente di MMA è mettere fuori combattimento l'avversario nel modo più veloce possibile, piuttosto che andare a risolvere il combattimento ai punti. Anche le tecniche con cui i due metodi di combattimento affrontano la gara è abbastanza diversa. Nel karate si usano colpi con le mani, con i piedi, con i gomiti, con le ginocchia, tecniche a mano aperte, diverse tecniche di prese, leve e proiezione. Come ho già detto, l'MMA prende in prestito tecniche da tantissimi stili di arti marziali e quindi incorpora davvero tantissimi colpi, prese, bloccaggi, proiezioni, tantissime cose, ragazzi. Inoltre c'è un appunto da fare anche sul vestiario, perché i karateka indossano l'uniforme distintiva che insomma che li distingue, chiamata gi, anche nelle competizioni sportive, e ci sono alcune eccezioni. Per esempio nel karate combat si combatte senza la parte superiore e con dei guanti da protezione che assomigliano molto, sono tipo quelli dell'MMA, mentre in altri circuiti di combattimenti di karate si combatte senza guanti e a mani nude. I combattenti di MMA invece indossano praticamente solo dei pantaloncini, le donne hanno un top simile a un reggiseno sportivo per proteggere chiaramente il seno, e i combattenti di MMA usano guanti leggeri con le dita libere perché gli servono chiaramente per poter afferrare e bloccare l'avversario. Inoltre il karate ha un colorato sistema di cinture per l'avanzamento di grado, attraverso il quale gli studenti avanzano fino a ricevere il grado della cintura successiva, fino ad arrivare alla cintura nera. L'MMA non ha un sistema di cinture e distingue semplicemente tra combattenti dilettanti e combattenti professionisti. Tuttavia, come ho già detto, però, molti combattenti di MMA si sono guadagnati cinture nel karate, nel jiu-jitsu, nel taekwondo e in tantissime altre arti marziali. Una cosa che accomuna le due discipline è l'Olimpiadi, ovvero non solo presenti alle Olimpiadi. Il karate ha fatto il suo tanto atteso debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma solamente come arte dimostrativa. Tuttavia il tipo di karate ammesso alle Olimpiadi è stato un karate alternativo, commerciale, privo di tutta la sua componente marziale. Questo del karate alle Olimpiadi è un dibattito che dura da tantissimo tempo. Il motivo è semplice: portare alle Olimpiadi il karate a contatto, il karate tradizionale, il karate puro, è ritenuto troppo violento e troppo pericoloso. È interessante notare però che, sebbene le MMA risalgono alle persone che hanno inventato le Olimpiadi,
anche le MMA non sono mai apparse alle Olimpiadi. Ed il motivo è lo stesso del karate. L'MMA è ritenuto troppo brutale, troppo violento per essere portato alle Olimpiadi. Parliamo poi in termini di autodifesa tra karate e MMA. Che differenze ci sono? Le tecniche di karate sono potenti ed efficaci per l'autodifesa, tuttavia però generalmente richiedono un livello di abilità molto alto da parte dello studente. Il karate infatti richiede di un addestramento che dura tantissimo tempo per avere la possibilità di eseguire o usare efficacemente certe tecniche in un combattimento di strada. Le tecniche di lotta di MMA e lo stile di combattimento più istintivo dell'MMA fanno sì che si riveli un metodo molto efficace per l'autodifesa, anche se per la strada non sempre il nostro obiettivo è quello di lottare fino a che il nostro avversario non rimanga steso per terra, ma piuttosto nell'autodifesa pura cercheremo di usare tecniche facili che causino danni o abbastanza dolore da poter risolvere la questione rapidamente. Ma a questo punto la domanda iniziale è: chi vincerebbe? Karate contro MMA, un combattente di karate contro un combattente di MMA. Karate è efficace nell'MMA? Come fanno i karateka a passare dallo studio rigoroso del karate a combattere poi nell'MMA? Diciamo che è un passaggio abbastanza naturale. I calci e i pugni del karate possono annientare e mettere fuori combattimento rapidamente un avversario. Se un karateka esperto mette a segno determinati colpi, può veramente abbattere un combattente di MMA. C'è da dire anche che i combattenti di MMA generalmente non seguono gli stessi schemi che seguono i karateka quando combattono. I combattenti di MMA infatti sono più feroci, sono più abituati a combattere anche usando tantissimi schemi e tantissimi metodi che non sono proprio ortodossi. Infatti in alcuni combattimenti che noi possiamo osservare nella gabbia, quello che a noi sembra a volte uno scambiarsi colpi senza un criterio, in realtà ragazzi ci sono veramente tantissime tecniche, ci sono tantissime particolari, dettagli, finte, movimenti del corpo, del busto, cambio di passi che fanno in modo che il combattimento in realtà sia veramente uno sfoggio tecnico veramente degno di nota. Quindi se mettiamo un karateka e un combattente di MMA dello stesso livello di abilità in un combattimento, il combattente di MMA probabilmente avrebbe sempre dei vantaggi in più che lo porterebbero naturalmente a poter vincere l'incontro, anche perché al karateka manca un po' di quella ferocia, di quel modo di uscire dagli schemi che è tipico del combattente valido di MMA. Ma alla fine la risposta definitiva alla domanda karate versus MMA, chi vince? Quando però ho pensato a come rispondere a questa domanda, mi è venuta fuori un'altra domanda, di rispondere a una domanda con una domanda. E la domanda di risposta è: ci sono stati o ci sono lottatori di karate là fuori che hanno vinto nel circuito di MMA o in altri circuiti dove il combattimento era, diciamo, open? Ebbene ragazzi, la risposta è sì, e non solo, non sono nemmeno pochi, e comunque queste persone che sono dei karateka a tutti gli effetti hanno vinto veramente dei premi importanti. Ve ne cito solo alcuni che hanno fatto la differenza vincendo titoli prestigiosi. Uno su tutti voglio ricordarvi il grandissimo e leggendario Andy Hug, del quale trovate anche un breve documentario che ho diviso in due parti che ho pubblicato qui sul canale. Se non l'avete visto, andate a vedere la storia di Andy Hug, che nel circuito del K1 ha letteralmente sbaragliato tutti i suoi avversari con un karate veramente potente. Ma voglio citarvi quelli magari degli ultimi tempi. Troviamo Buzz Rutten, che adesso fa nel circuito del Karate Combat il commentatore, Chuck Liddell, Frank Mir, il grandissimo Lyoto Machida, e poi ancora Gunnar Nelson, Robert Whittaker, Kyoji Horikuji, Steven Wonderboy Thompson, il grandissimo George St. Pierre. E ragazzi, questi sono la prova provata che il karate fatto in un certo modo può competere anche con l'MMA. Naturalmente la risposta alla fine è sempre questa: dipende dal lottatore, dipende dalla situazione, dipende dall'addestramento. Non è facile a volte dare una risposta precisa a queste cose, ma naturalmente secondo me, attraverso un'analisi che ho fatto in questo video, adesso sicuramente ognuno di voi avrà più o meno la sua risposta personale. Bene, il video finisce qua, ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando,
Se il video vi è piaciuto, lasciate like, condividete i miei video, aiutatemi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano. Vi ricordo che il canale non è monetizzato, quindi potrete vedere ogni venerdì un video, un nuovo video, senza mai essere interrotti dalla pubblicità. E soprattutto, ragazzi, lasciatemi un commento, perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo episodio. Domani arigato!